Io, benvenuti. Oggi andremo a vedere la nuova patch 6.05 dedicata ad Arcadia. In realtà il motivo per cui facciamo questa analisi, lo sapete bene, è perché c'è una balance patch dentro, quindi c'è un bilanciamento delle armi ulteriore, che in realtà non è neanche così grande, diciamo, però è sempre abbastanza rilevante, quindi andremo a vederlo assieme. Sono partito dall'inizio, anche se queste cose ovviamente non sono granché rilevanti. Abbiamo una specie di riassunto qua. Poi abbiamo Arcadia che spiega ovviamente le skin, l'estate, eccetera, eccetera. Che probabilmente è già uscita, quindi lo sapete già. L'Arc of the Brawl, che è il classico, il classico evento. E bla bla bla. Brawl of the Week nuovo. Questa è interessante in realtà. Questo, se non lo sapete, praticamente tutte le persone che avevano comprato l'All Legends Pack, quello che costa 20 su Steam, che ti dà accesso appunto a tutte le leggende del gioco, riceveranno il gold. Quindi tutte le persone che hanno preso questo pack da 20, che era disponibile prima che il gioco diventasse free to play, riceverà un refund di gold in base a tutti i gold che avrebbe dovuto spendere per le leggende, ma che non ha speso perché ha speso questi 20 euro invece di spendere per le leggende. Poi abbiamo test features. Questa è una cosa che avevamo più o meno citato all'interno del video di Brawlhalla 2.0. Vabbè, a parte l'handicap è una roba nuova in realtà. Però quello che intendevo che hanno aggiunto è queste robe qua con il lancio dell'arma, che ora scomparirà più velocemente, semplicemente. Queste sono cose che sono in experimental, quindi c'è poco da discutere. Finché non andranno live, probabilmente non ne discuteremo, perché sono sempre soggette a cambiamenti. E invece la roba dell'handicap è molto interessante perché ti permette di avere una sola stock contro magari i tuoi amici che sono più scarsi e ne hanno 4 o 5. Ovviamente, oltre alle stock, potete anche decidere di cambiare quanto subite i danni, quanto infliggete voi i danni, quindi da 50% a 300%. E ci sono un po' di moltiplicatori con cui potete giocare qua, però è tutta una roba che potete fare solo in custom, quindi è solo for fun. Ah, poi hanno anche sistemati i bot, però vabbè, ok. E adesso arriviamo al succo, che è la classica balance patch. Partendo dall'ascia, l'ascia è stata nerfata ancora e ancora e ancora e ancora, e anche questa volta non si risparmiano. Hanno ridotto il Neutral Light, hanno ridotto le hitbox praticamente, threat coverage uguale alle hitbox orizzontali e verticali. Poi abbiamo il Neutral Layer dove ti puoi muovere di meno mentre lo fai, semplicemente. Il Side Air, nerfate le hitbox, no, ti puoi muovere di meno mentre lo fai pure questo, e pure il Down Air, uguale, identico, ti puoi muovere di meno. Questo probabilmente è sempre dovuto allo stesso fatto, di cui avevamo parlato l'altra volta, che l'ascia, se tu fai il dash e ti stai muovendo, sei in grado di coprire più spazio di quello che dovresti, quindi quando fai Nair, copre lo stesso spazio di un D-Light, quindi il Nair può essere sostituito al D-Light e a volte pigli l'avversario in posti in cui non dovresti pigliare, utilizzando appunto il movimento. Però questa cosa non è più possibile. Poi abbiamo Blaster. I Blaster hanno ricevuto un aumento in forza da 49, 42 a 49, 44, e il Down Air e il Lock Knock perché ora è più verticale. Ok, qui dice che ha più knockout il side air ora, quindi è più probabile che il side air shotti prima, che butti fuori prima. In realtà questo è utile perché il Seir non buttava assolutamente mai fuori di solito. Poi abbiamo il down air ora ha più si spinge su, semplicemente, ti spinge più su verticalmente. Quindi è probabile che siano più stringhe e più combo, di questo non sono sicuro. E probabilmente qui dice che improving la consistenza di Gravity Cancel, questo probabilmente significa che se fai Gravity Cancel D-Light e poi fai Recovery dovrebbe essere più facile da imputtare true, suppongo. Poi abbiamo l'Hammer, qui dice similar fashion dell'Axe Kit, quindi il martello è stato nerfato esattamente come l'ascia.
Qui ancora una volta, sempre per lo stesso motivo, hanno pure ridotto le hitbox del Scyther vicino all'avversario. Quindi significa che se fate D-Lightsayer dovete stare un pochino più lontani ora, penso. Non è confermato, ma qui lo dice, quindi suppongo di sì. Ok, Katars hanno aumentato il recovery, quindi ora shotta più in fretta. Poi abbiamo Spear Sidelight, hanno ridotto il recovery time da 3.10 a 1.10. Quindi significa che ora con il sidelight, se missate, è più facile non essere puniti, semplicemente. Il recover time è quanto tempo ci mettete prima di fare qualunque altra cosa. Quindi questo è ottimo per la lancia, perché il sidelight è l'approccio principale e molto spesso la gente ti salta sopra e se ne frega del tuo sidelight, oppure a volte te lo dodge addirittura, anche se è un po' difficile perché sono tante hitbox. E poi arriviamo alla spada, che dovrebbe essere nerfata di gran lunga, perché la spada è, come avevo già detto nella tier list, è una delle armi più forti in questo momento. Quindi, cosa hanno fatto? Increased recover time on miss da 1.21 a 3.21. Quindi, se fai sidelight, è più probabile che tu venga punito. Quindi, al contrario della lancia. E Neutral Light ci mette più tempo a hittare da 5 a 6. In realtà è molto leggero come nerf, è molto leggero, quindi suppongo che la spada continuerà a restare abbastanza in alto. La Spear è un ottimo buff, le Katar pure. In realtà è abbastanza bilanciata come balance patch. È molto lieve, però fa co le cose abbastanza giuste. Fa cose abbastanza giuste. Ed è raro che BMG faccia le cose giuste. Poi abbiamo Isaiah. Side Blaster hanno aumentato la forza, va bene. Tanto Isaiah non lo usa nessuno ugualmente, quindi c'è poco da fare. Linfei ha aumentato il danno da 21 a 24 a 22 a 25. Dani sarà contento di questa cosa qua. Anche qui va bene, nel senso che sia Linfei che Isaiah sono personaggi che non usa nessuno, quindi potenziarli va più che bene. Sono già abbastanza bassi nella classifica, diciamo, in una tier list ipotetica, sono comunque abbastanza bassi, quindi potenziare va benissimo. Magyar pure va benissimo potenziare da 31 a 28, da 28 a 23, questo cosa qua, la Neutral Signal Martello, ok. Questo va benissimo perché Magyar è lentissimo ed è meglio che lo velocizzino. E poi abbiamo Zariel, Decrease Total Recovery Time of the Grounded Animation. Da 17 a 13. Va bene. Mi sembra un po' esageratino. 17-13. Però potrei sbagliarmi. La Neutral Sig di Zariel è già abbastanza buona. Quindi avere 17-13 parecchio forte come cosa. Down Sig dei Gauntlet aumentata la forza. Questo va benissimo. Perché questa D-Sig fa schifo. Quindi aumentare la forza va bene. Perché non letterei mai. Questa invece si può spammare più spesso, semplicemente. E poi vabbè, il bundle con Prime. Now see up to date rematch information. Ok, qua hanno fissato il rematch per gli spettatori. Patch parecchio buona. Davvero, davvero parecchio buona. Sono contento che abbiano fatto queste cose qua. Lascia, chi se ne frega, voglio dire, tanto né bene né male non la sto più usando. Mi dispiace che continui a venire nerfata da una parte, però dall'altra sono consapevole del fatto che queste cose servivano. Quindi, sebbene gioco Lascia, lo so benissimo che queste cose servivano. Lascia è stata buffata progressivamente assieme al martello da quando ho iniziato più o meno, da quando ho iniziato il canale, sono state incominciate a essere buffate di brutto, però adesso stanno finalmente ritornando alla loro forma originale, diciamo, perché all'inizio Lascia e il martello non usava nessuno, poi mano a mano hanno cominciato a usarli tutti perché sono diventate OP. Quindi sono contento che stiano ritornando indietro, perché la vera essenza di Brawlhalla, diciamo, è sicuramente data dalle armi in grado di riddare più facilmente, di fare le string based, si chiamano queste armi, che sono quelle che ti permettono di fare combo più facilmente, tipo le Katars. La falce, che qua non c'è, i Gauntlet, tutte quelle armi sono sempre molto più belle da vedere anche in eSport, quindi il fatto che le armi pesanti vengano riportate indietro fa
fa soltanto piacere e rende sicuramente il gioco più appetibile. Detto ciò, questa era la mia opinione sulla Banana Patch. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi e noi ci vediamo in un prossimo video.